Benvenuti cari amici. Oggi, benché siamo in zona arancione perché siamo ancora in epoca di pandemia, possiamo comunque fare un tour delle città invisibili di Italo Calvino. E quindi vi porterò in due città e poi, prima di rientrare dalla nostra gita, faremo un salto a trovare Marco Polo e Kublai Khan, che avranno un colloquio fra di loro. Partiamo dunque per la prima città, le città e gli occhi due. È l'umore di chi la guarda che dà alla città di Zemrude la sua forma. Se ci passi fischiettando, a naso librato dietro il fischio, la conoscerai di sotto in su. Davanzali, tende che sventolano, zampilli. Se ci cammini col mento sul petto, con le unghie ficcate nelle palme, i tuoi sguardi si impiglieranno raso terra, nei rigagnoli, i tombini, le resche di pesce, la cartaccia. Non puoi dire che un aspetto della città sia più vero dell'altro, però della Zemrude d'in su senti parlare soprattutto da chi se la ricorda, affondando nella Zemrude d'in giù, percorrendo tutti i giorni gli stessi tratti di strada e ritrovando al mattino il malumore del giorno prima, incrostato a piede i muri. Per tutti, presto o tardi, viene il giorno in cui abbassiamo lo sguardo lungo i tubi delle grondaie e non riusciamo più a staccarlo dal selciato. Il caso inverso non è escluso, ma è più raro. Perciò continuiamo a girare per le vie di Zemrude con gli occhi che ormai scavano sotto alle cantine, alle fondamenta, ai pozzi. Visitata questa città, partiamo per la prossima, le città e il nome uno. Poco saprei dirti da Glura, fuori delle cose che gli abitanti stessi della città ripetono da sempre. Una serie di virtù proverbiali, d'altrettanto proverbiali difetti, qualche bizzarria, qualche puntiglioso ossequio alle regole. Antichi osservatori, che non c'è ragione di non supporre veritieri, attribuirono ad Aglura il suo durevole assortimento di qualità, certo confrontandole con quelle d'altre città dei loro tempi. Né l'Aglura che si dice né l'Aglura che si vede sono forse molto cambiate da allora, ma ciò che era eccentrico è diventato usuale. Stranezza a quello che passava per norma, e le virtù e i difetti hanno perso eccellenza o disdoro in un concerto di virtù e difetti diversamente distribuiti. In questo senso nulla è vero di quanto si dice da Glura, eppure se ne trae un'immagine solida e compatta di città, mentre minor consistenza raggiungono gli sparsi giudizi che se ne possono trarre a viverci. Il risultato è questo. La città che dicono ha molto di quel che ci vuole per esistere, mentre la città che esiste al suo posto esiste meno. Se dunque volessi descriverti Aglura tenendomi a quanto ho visto e provato di persona, dovrei dirti che è una città sbiadita, senza carattere, messa lì come vien viene, ma non sarebbe vero neanche questo. A certe ore, in certi scorci di strade, vedi aprirtisi davanti il sospetto di qualcosa di inconfondibile, di raro, magari di magnifico. Vorresti dire cos'è? Ma tutto quello che si è detto da Glura finora imprigiona le parole e t'obbliga a ridire anziché a dire. Perciò gli abitanti credono sempre d'abitare una Glura
che cresce solo sul nome d'Aglura e non s'accorgono dell'Aglura che cresce in terra. E anche a me, che vorrei tenere distinte nella memoria le due città, non resta che parlarti dell'una, perché il ricordo dell'altra, mancando di parole per fissarlo, si è disperso. Ora, prima di rientrare dalla nostra gita, andiamo a trovare Kublai Khan e Marco Polo. D'ora in avanti sarò io a descrivere le città, aveva detto il Khan. Tu nei tuoi viaggi verificherai se esistono. Ma le città visitate da Marco Polo erano sempre diverse da quelle pensate dall'imperatore. Eppure io ho costruito nella mia mente un modello di città da cui dedurre tutte le città possibili, disse Kublai. Esso racchiude tutto quello che risponde alla norma. Siccome le città che esistono s'allontanano in vario grado dalla norma, mi basta prevedere le eccezioni alla norma e calcolarne le combinazioni più probabili. Anch'io ho pensato un modello di città da cui deduco tutte le altre, rispose Marco. È una città fatta solo d'eccezioni, preclusioni, contraddizioni, incongruenze, controsensi. Se una città così è quanto c'è di più improbabile, diminuendo il numero degli elementi abnormi, si accrescono le probabilità che la città ci sia veramente. Dunque, basta che io attragga eccezioni al mio modello e in qualsiasi ordine proceda, arriverò a trovarmi davanti una delle città che, pur sempre in via d'eccezione, esistono. Ma non posso spingere la mia operazione oltre un certo limite. Otterrei delle città troppo verosimili per essere vere. Bene, grazie per avermi fatto compagnia in questa gita e ci vediamo alla prossima.